ciclo di lezioni del professor Silvio Gambino qui all'Università della Calabria all'interno del corso di laurea di Scienze dell'Educazione, ciclo dedicato allo studio dei diritti sociali e all'attualità della Costituzione. Allora, professore, quali sono oggi i nemici, o meglio, chi sono i nemici oggi della Costituzione? Quali sono i rischi per la nostra democrazia? Ma io direi che nemici ce ne sono molti, abbiamo anche molti amici, perché non so se mi farai questa domanda, ma ci sono anche molti amici e certamente è bene tenere presente gli amici, non solo i nemici, ma certamente rispondendo alla domanda, i nemici sono certamente, lo diceva già Calamandrei 70 anni fa, il primo vero nemico è l'indifferenza. Io direi che va citato in prima fila, perché con un testo di questo tipo, come la Costituzione Repubblicana Italiana, il peggiore degli affronti che potrebbe essergli rivolto è, come dire, farne conto come se si trattasse di una legge. Ecco, la Costituzione non è una legge, la Costituzione è una legge più alta, è un depositato di principi, di valori e di disposizioni fondative del costituzionalismo sociale contemporaneo. Tutte queste ragioni portano a dire che certamente, come dire, le ragioni che maggiormente devono preoccupare è che l'indifferenza porti la gran parte dei cittadini o tutti i cittadini a non cogliere di che spessore, di che valore noi parliamo. 70 anni fa i costituenti ci hanno regalato tantissimo, lo hanno fatto con eroismo da parte di chi ha fatto guerra di resistenza, ma anche gli altri che hanno consentito nel dibattito costituente che ci fosse, come dire, un accordo, un compromesso costituzionale. Questo testo merita assolutamente di essere difeso, riconosciuto. Quindi alla domanda cosa c'è di chi è il primo nemico, io non avrei dubbi di sorte. Il primo nemico, direi subito dopo, il populismo, ma il primo nemico è l'indifferenza, perché questa Costituzione è troppo elevata per potersi permettere che non la si colga, diciamo, nei suoi valori fondativi. Allora, come spieghiamo, no, a chi ci ascolta, che la legalità costituzionale è un concetto diverso da quello di legalità tout court? Come lo spieghiamo? Dicendo che la legalità ha retto il primo, tenendo presente che sono 200 anni ormai di storia, grosso modo, 170 anni di storia repubblicana. La prima metà di questa storia è una storia retta da una democrazia liberale. In questa democrazia liberale vigevano principi di legalità. Questi principi di legalità non sono stati bastevoli a evitare, cito il dato più significativo in qualche modo, che nel 1926 Benito Mussolini con la legge 100 trasferisse quei poteri del Parlamento al governo, e da quel momento in poi, come dire, la società risultasse sprovvista, diciamo, di ogni garanzia, perché non aveva contro chi appellarsi, perché la politica in quel caso si era trasformato, diciamo, in una struttura totalitaria e autoritaria. Bisogna citare, come dire, certamente la Corte Costituzionale. La discontinuità è dovuta al fatto che 70 anni fa, come dire, pensando e riflettendo a quelli che erano stati i limiti della democrazia liberale, democrazia per gran parte formalistica, fino a che non si fosse affermato il fascismo e il nazismo in Europa, il cambiamento, la discontinuità è avvenuta attraverso l'introduzione di principi fondamentali, di disposizioni, di garanzie in materia di diritti fondamentali, che hanno fatto la vera e propria differenza rispetto alla democrazia liberale. Quando andiamo a rispondere alla domanda sulla legalità costituzionale, questo termine ci dice che occorre andare a guardare nella copertura della legalità di comportamento dei pubblici poteri, non più soltanto nella legge ma nella Costituzione. Vi è cioè una legge più alta nella quale bisogna leggere,
come dire, il parametro di riferimento della violazione eventuale della stessa da parte della legge, e questo è accaduto con la Costituzione repubblicana. È accaduto perché la Costituzione ha saputo prevedere una quantità importante di principi e di diritti fondativi. Questi principi e diritti costituiscono parametro utilizzabile da parte del giudice costituzionale al momento in cui il giudice ordinario chieda di verificare la conformità a Costituzione di leggi ingiuste, che naturalmente fino a questo momento, fino a 70 anni fa, potevano operare anche nella loro legalità e dunque legalità formale, ma erano, come dire, certamente posti in essere in violazione di disposizione più alta. Con la Costituzione repubblicana tutto questo non è più possibile, perché c'è uno strumento procedurale e sostanziale che consente al cittadino di non accettare di essere succube di un principio di legalità, ma ogni qualvolta si trovi di fronte a leggi ingiuste è chiamato ad essere, diciamo, protagonista, responsabile, e far valere, diciamo, naturalmente avvalendosi di un principio di competenza e di conoscenza, affinché davanti a un giudice ordinario vengano censurate queste illegittimità di norme che ancora il nostro ordinamento non è riuscito a rimuovere dal suo ordine giuridico. Allora, senta professore, quanto può essere rischioso per la tenuta democratica dello Stato un regionalismo differenziato, no? Approvato senza livelli, no? Di prestazione minimale nei servizi, no? Pubblici, che noi stiamo andando incontro, no? A qualcosa di, a un processo di trasformazione, però silenzioso, perché sembra non toccare la società italiana nella sua interezza. Nel momento in cui ne parliamo, in questo momento, non abbiamo ancora tutti i documenti, cioè il testo ancora non è disponibile se non in una sorta di documento che è stato chiamato legge quadro, e questa legge quadro certamente fa una differenza fondamentale rispetto all'omologo testo del governo Conte 1, nel quale le contraddizioni che hai citato erano assolutamente presenti e che rendevano certamente, avrebbero reso illegittimo costituzionalmente quel testo normativo. Adesso, come dire, si ha piena contezza da parte di questo documento boccio, così si chiama, che i livelli essenziali delle prestazioni devono essere assicurati, come un livello essenziale in materia di perequazione, condizio sine qua non, perché appunto le situazioni giuridiche sul territorio possano, diciamo, essere assicurate evitando discriminazione non solo fra i soggetti ma fra i territori. Allora io direi, per dare una nota positiva, che con il documento boccia sono stati fatti passi in avanti giganteschi, ma aspettiamo di poter pronunciare l'ultima parola, di leggere questo documento. Certamente il governo Conte 2 ha saputo comunque correggere le nefandezze, perché io le chiamerei proprio nefandezze, del governo Conte 1 in materia di regionalismo. Lì c'era la mano della Lega, che aveva, diciamo, fino in fondo voluto, diciamo, perseguire il modello secessivo fattuale. Oggi, come dire, c'è un ordinamento molto più responsabilizzato, perché va a verificare, come dire, concretezze diciamo, in materia di diritti civili e sociali, che devono avere sempre una loro copertura nei livelli essenziali di prestazioni. Quindi oggi sarei moderatamente ottimista nelle more di leggere il documento legislativo finale. Allora, chiudiamo con la Costituzione, però con la Costituzione spiegata, trasmessa ai giovani. Quanto è difficile oggi far passare questo messaggio nelle scuole, nonostante l'ora, insomma, no, di cittadinanza e Costituzione? Come la rendiamo viva tra i ragazzi? In un precedente incontro che abbiamo avuto in quest'aula, presente anche Franco Roberti, avevamo già identificato una possibile via, perché quello che tu stai facendo validamente con i tuoi studenti in realtà andrebbe fatto con tutti gli altri studenti, che sono tantissimi e che hanno uguali diritti di questi studenti di poter ascoltare un discorso critico e problematico sulla omissione, sull'inerzia del legislatore. Come uscirne sarebbe quella, l'idea fu avanzata da Roberti, quindi Franco Roberti, io non me ne voglio appropriare senza citarlo, ma si tratta di dare attuazione a quella intuizione
magnifiche di Franco Roberti, che ne parlava a sua volta, a suo tempo, anche come sistema, diciamo, di anti-ndrangheta, diciamo, antimafia, che è quella di consentire a tutti i cittadini, a tutti i soggetti, di poter conoscere la Costituzione, una scuola della legalità costituzionale. Allora troviamo il termine che sia più inclusivo, ma tutti gli studenti, da quelli di ingegneria fino a quelli dei dipartimenti umanistici e sociali, devono poter incontrare in queste aule giudici, avvocati, professori che parlino loro della legalità costituzionale, che in ultima istanza significa parlino loro dei valori, dei principi fondativi di questo costituzionalismo sociale che noi sottolineiamo costituire una grande differenza rispetto al costituzionalismo liberale. Allora, diciamo, questa è l'ultima domanda, però è messa in termini personali, ma tutta questa passione, quando lei spiega i diritti sociali, quando lei spiega, no, la necessità di difendere la Costituzione, da che cosa le nasce? Insomma, lei è stato, insomma, un uomo che ha rivestito ruoli importanti all'università, ha fondato la facoltà di scienze politiche, l'ha diretta, è professore, no, emerito. Insomma, questa passione che colpisce chi l'ascolta sempre, da che cosa nasce in Silvio Gambino? Nasce dall'idea, dalla intuizione, direi io, di consegnare il testimone. Sono in fondo un illuminista, diciamolo chiaramente, nel senso che sono convinto che anche uno, due, tre studenti o professori, come te in questo caso, che facciano proprio, diciamo, questi messaggi e li ritrasmettono a loro volta centuplicati con i loro studenti, è il modo in cui una società si civilizza e si democratizza sempre più. Così parla un maestro.